Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del pacchetto ricco, molto ricco di eventi per Natale a Chiasso 2023. Avrete la possibilità di capire che cosa succederà sull'arco di oltre un mese a Chiasso nell'ambito delle festività che sono ormai imminenti. Introduce questa conferenza stampa Davide Lurati, capo di Castero Sport e Tempo Libero. Una parte importante del programma vede coinvolta la Società dei Commercianti del Mendrisiotto, per cui diamo il benvenuto anche a Davide Rampolli, presidente, e a Roberta Donadini. Prenderà pure la parola Francesca Colacolombo, responsabile promozione e marketing per il Comune di Chiasso, per illustrare anche tutti gli altri eventi, e ce n'è veramente per tutti i gusti. Presenti naturalmente il sindaco Bruno Arrigoni, Rudy Cereghetti, direttore dell'ufficio tecnico del Comune di Chiasso, quindi se avete domande anche loro sono a disposizione. Grazie mille. Grazie Laila. Buongiorno a tutti anche da parte mia, benvenuti in quel di Chiasso, ci apprestiamo ad addobbare, in parte già ad addobbato, ma ad inaugurare quello che è il periodo natalizio. Periodo natalizio che ci ha sempre contraddistinto per diciamo una coreografia molto ampia, scene belle, suggestive. Quest'anno anche un po' così per dare un segnale anche di sobrietà, tra virgolette, visto il momento che sta passando il mondo intero, e faremo qualcosa di molto bello, ma non faremo più il capannone come abbiamo fatto una volta, piuttosto che le proiezioni sulle pareti. Queste cose costano anche e quindi vogliamo dare un segnale in tal senso. Detto questo, abbiamo veramente comunque una scatola di qualità, la scatola detta così natalizia, che durante il corso di un mese veramente offrirà veramente la possibilità a tutti coloro che vorranno venire a trovarci, vorranno venire a Chiasso, iniziative, spettacoli, addobbi di tutti i generi. Quello che ecco, vorrei sottolineare comunque una collaborazione che è avvenuta anche quest'anno tra il pubblico e il privato, vale a dire la società commercianti, in particolar modo i bar esercenti, che faranno degli aperitivi un po' speciali, un po' particolari, no? E questo è da salutare positivamente. Inoltre un'altra cosa che trovo simpatica, poi per la scatola la farò aprire da chi mi è di fianco, così vi illustrerà un po' tutto. Il salotto di Chiasso comunque offrirà un aspetto scenico comunque molto bello e molto stimolante. L'altra collaborazione che mi piace sottolineare è quella con le scuole di Chiasso. I bambini hanno lavorato per poter posizionare degli alberelli lungo Corso San Gottardo. Quindi l'appello è quello di venire a Chiasso. Vedrete adesso un po' quello che è il calendario. Si parte all'8 di dicembre con ormai il famoso, tra virgolette, mercatino di Natale di Chiasso, dove ci sarà l'accensione dell'albero e dove durante tutta la giornata veramente ci saranno tante possibilità. L'appello è quello di venire a Chiasso durante questi 30 e passa giorni. Il programma, al di là di questo opuscolo che è stato distribuito a tutti i fuochi, se non erro, di Chiasso, lo troverete comunque anche sul nostro sito, dove ci sono tutte le informazioni, dove ognuno può informarsi quando vuole per venire a fare cosa fare e che giorno fare. Quindi grazie di tutti, venite a Chiasso, venite a trovarci, è Natale, un Natale che spero sia positivo un po' per tutti. Ecco. Forse partiamo direttamente con il presidente della società commercianti per spiegare il vostro coinvolgimento. Grazie Laila, anche da parte mia buongiorno a tutti. Come prima cosa ci tengo
È doveroso ringraziare il municipio per il supporto e anche gli uffici, come l'ufficio tecnico e l'ufficio marketing, che ci permettono di partecipare e ci rendono partner istituzionale, insomma, di diversi eventi e in questo caso del Natale, per cui è importante per noi questa presenza. Grazie di cuore a nome di tutti i commercianti. Sì, si parla, come ha detto bene il collega e omonimo Davide Lunati, io direi non vogliamo fare cose straordinarie, ma l'ordinario straordinariamente bene. Comunque rimaniamo su cose semplici ma ben fatte, e si partirà proprio col mercatino, che è un po' un fiore all'occhiello dell'estate commercianti e della città di Chiasso. L'8 dicembre è un giorno che dove Chiasso sembra veramente vivere di una magia particolare, anche, ed è veramente ben frequentato sia dagli espositori ma soprattutto dall'affluenza di gente che porta vita nella cittadina, e spesso ci si rende conto che quando si fanno le cose anche a Chiasso, Chiasso vive, e questo è importante. Non è solo mercatino, come potete vincere dalla locandina, dal comunicato stampa, ci sono diverse attività che accompagneranno la giornata, qui diventa veramente un momento di convivialità. Noi parliamo di shopping, ma non è solo shopping, è vivere insieme, è fare acquisti, vero, speriamo, per i negozianti, ma è anche essere sociali. Il periodo che abbiamo passato ci insegna quanto importante è la socialità. Se avete visto l'RSI qualche giorno fa, si parla proprio del contatto umano come benefit, come lo star bene, e con cui questo è importante. Non ci si fermerà solo all'8 dicembre, perché con la grazia appunto all'ufficio marketing e la collaborazione dei commercianti, con i mercatini si procederà, si andrà avanti, si farà qualcosa in più, e poi lascio la parola a Roberta, che è la nostra lunga mano, alla fine l'operativa che si occupa di tutto, è un compito importante per noi e la ringrazio per quello che fa e farà, perché siamo qui e siamo solo all'inizio. E ecco, mi preme pure ricordare che grazie alla storia dei commercianti e alla fede del commercio ci sono delle aperture straordinarie per i negozi che sono stabilite nell'8 dicembre dalle 10 alle 17, la domenica 17, 24, 31, attenzione, 17 dalle 10 alle 18, mentre il 24 e il 31, che è un po' la novità di quest'anno, comunque posteriori al Natale, dalle 10 alle 17 anche in questo caso. Sono momenti in cui si è, anche i commercianti si è lottato, è una possibilità per i commercianti di farsi vedere, di essere un po' più disponibili verso la clientela. Io sono sempre un po' autocritico, dico è importante che il commerciante si metta in gioco, voglia anche lui coinvolgersi e non sempre aspettare che succedano le cose bisogna farle succedere, per farle succedere bisogna investirsi. Questa è un po' la filosofia che ci accompagna nell'ultimo anno e mezzo, sperando che poi da cosa nasca cosa, anche solo una persona che entra in un negozio ma non compra oggi ma forse domani sì, dunque il fatto di portare anche tanta gente a Chiasso è importante anche per questo. Grazie. Bene, sapete tutti che ovviamente manca una persona speciale che ci tengo a ricordare, che è la signora Susi Chiesa. È stata lei negli ultimi, non so, 20 penso, o forse di più, anni ad organizzare il mercatino dell'8 dicembre. Purtroppo ci ha lasciato nel mese di agosto e abbiamo comunque deciso, anche un po' spaventati dal grosso impegno che ci aspettava, di continuare l'organizzazione dei mercatini di Natale della società commercianti Mendrisi 8. Quindi io ci tengo moltissimo a ricordarla, perché forse non ce ne accorgevamo del grande lavoro che questa donnina faceva, e adesso invece io lo so quindi penso a lei tutti i giorni. È vero, l'8 di dicembre è una giornata speciale, anche per me che la organizzo e mi confronto con gli espositori. Quest'anno siamo più o meno in linea con gli altri anni, abbiamo circa più di 150 espositori. È particolare perché è vero che abbiamo le figure degli ambulanti che si adattano un po' al tema natalizio, ma la maggior parte degli espositori sono associazioni, privati, gruppi, studenti. È proprio... va oltre il lato commerciale, direi, è proprio un momento di convivialità, di condivisione, e questo secondo me è importantissimo. Anche guardando le proposte espositive, quindi si va dalla torta fatta in casa, i vin brûlé, decorazioni, gadget, che però sono proprio quasi dei
dei simboli legati veramente al Natale, ecco, credo che vadano un pochino oltre il semplice lato commerciale, tenendo comunque presente che ci sono ambulanti che ovviamente lavorano con noi tutto l'anno e comunque durante il mercatino dell'otto sono comunque presenti. Sappiamo, sperando ovviamente nel bel tempo, il mercatino dell'otto prevede sempre una grossa affluenza di persone, quindi anche per noi creare delle attività, degli eventi particolari durante la giornata dell'otto non è facile, proprio per mancanza anche di spazi, di logistica, di gestione del flusso delle persone. Quindi abbiamo degli appuntamenti un po' più piccoli e un po' più mirati che devono semplicemente, diciamo, accompagnare la giornata. Avete il programma scritto nel comunicato stampa, abbiamo ancora la sfilata dei Momo Biker, che comunque loro, anche loro sono presenti per un'azione di beneficenza, abbiamo dei laboratori creativi per i bambini, storico penso, questo è un appuntamento che penso la signora Chiesa ci teneva tantissimo, perché io non conoscevo la signora che se ne occupa, ma so che è una vecchia amica di Susi, i racconti di Natale alla libreria San Vitale, e la signora, mi permetto di raccontarlo un po' perché mi conosco, ci sono rimasta perché pensava col fatto che non ci fosse sulla Susi non volessimo più coinvolgerla, anche perché giustamente diceva Natale ormai è Babbo Natale, ma noi siamo una libreria religiosa, e gli ho detto che secondo me era importante comunque tenere conto anche di questo aspetto. Comunque il Natale è vero che è diventata una festa direi comune, però partiamo da un aspetto religioso che comunque va valorizzato, e se quindi anche durante il mercatino possiamo mantenere una tradizione a cui comunque i bambini sono legati, per noi è stato un piacere poterla portare avanti. La giornata dell'otto poi si conclude con direi un appuntamento tradizionale che credo però sarà meglio che racconti tu. No, vai, vai. Vabbè, accendiamo l'albero. Accendiamo l'albero e dai, spiegalo tu. Però aspetta, prima di raccontare dell'albero, racconto magari degli altri mercatini. Ecco. Già dall'anno scorso io un po' ho insistito, anche su richiesta degli espositori stessi, di prolungare un po' quello che è il mercatino dell'otto, che ovviamente non è possibile riportare la stessa atmosfera e quasi 200 bancarelle per tutto il periodo di Natale, però siamo riusciti a trovare questo compromesso, e direi che è partito soprattutto da un primo esperimento che avevamo fatto qualche anno fa durante il Covid, che eravamo stati un po' obbligati per questioni di sicurezza a prolungare le giornate di evento, ecco. E, chiedendo conferma ancora prima di ricominciare l'organizzazione agli espositori, ci hanno detto che avrebbero avuto piacere ad allungare, ecco, ad avere altri momenti per i mercatini. Ecco che quindi abbiamo deciso di creare per i sabati successivi dopo l'8, quindi il 9, il 16 e il 23, altri mercatini. Ovviamente non vi dovrete aspettare i numeri che abbiamo sul mercatino dell'otto, anche se io sono felicemente sorpresa dalla partecipazione, e abbiamo all'incirca 40 espositori, poi ce ne sarà qualcuno in più perché io non abbiamo ancora chiuso le iscrizioni, su tutti i tre sabati, quindi questo mi sembra un buon riscontro, un buon inizio. Anche qui gli espositori ci sarà una parte comunque di ambulanti professionisti, ma tanti privati che propongono sempre i loro lavoretti o piccole creazioni artistiche che preparano appositamente durante l'anno per il periodo natalizio. Cambiano gli orari, il mercatino dell'8 è dalle 10 alle 18. Invece i mercatini, quelli del sabato 9, 16 e 23, scusate, ho detto 9, ho sbagliato, dalle 10 alle 18, e invece 9, 16 e 23 dalle 10 alle 17. Terminiamo un pochino prima. Anche questi mercatini saranno comunque accompagnati da degli eventi, ma passo la parola a te, Francesca, perché credo sia più giusto che racconti tu. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, anche quest'anno è stato molto divertente organizzare il Natale a Chiasso,
per molteplici motivi. Il primo è che la popolazione si aspetta sempre un sacco di cose e vive il momento del Natale con grande entusiasmo. Però quest'anno abbiamo pensato anche agli esercenti e quindi la scelta di non mettere il capannone è stata una scelta mirata in uno chalet di Natale per dare la possibilità agli esercenti di incontrare la popolazione. Per questo nel nostro volantino trovate una pagina dedicata dove abbiamo appunto invitato i bar e i ristoranti della zona a presentare le loro attività e quindi abbiamo la possibilità di spaziare dagli aperitivi, musica, ai pranzi con la Befana e le persone in questo modo andranno nei locali pubblici invece che ritrovarsi in uno chalet. E questo ci sembrava doveroso nei confronti di comunque una grossa parte di contribuenti del nostro comune. La parte importante che tutti si aspettano è l'accensione dell'albero. Anche quest'anno le luci sono state offerte da uno sponsor che ci ha messo a disposizione forse tipo 4 km di luci. Infatti il nostro è uno degli alberi più belli l'anno scorso il nostro era sicuramente l'albero più bello del cantone, anche quest'anno l'albero è stato scelto con tantissima cura dall'ufficio tecnico, abbiamo fatto dei sopralluoghi meravigliosi e le luci sono già state messe e abbiamo posizionato anche quest'anno una struttura perché abbiamo capito dall'anno scorso che il momento selfie con l'albero è un momento che piace tantissimo, l'anno scorso c'era un pacchetto, quest'anno c'è la scritta Christmas che invoglia. Le stesse altre strutture sono posizionate in Piazza Indipendenza, nel salotto bello della città e all'inizio nella prima piazzetta vicino alla dogana per dare a tutte le persone che entrano dall'Italia un saluto e un benvenuto. Seguirà ovviamente la panettonata offerta e il concerto della giovane banda subito dopo i saluti istituzionali e l'accensione dell'albero col telecomando che è un momento bellissimo. Durante i mercatini avremo delle attività per cercare di movimentare il corso, quindi il 9, il 16 e il 23 dicembre avremo sempre i ragazzi della scuola di musica Incantando che avranno uno stand apposta e si improvviseranno musicisti da strada, quindi avranno a disposizione tutta la giornata per andare e cantare e mettersi così alla prova e sperimentare. Sono ragazzi molto giovani della regione e che appunto hanno proposto questa loro attività che abbiamo accolto con entusiasmo. Verranno fatti uno spazio in Corso Gottardo 46, quindi uno spazio con vetrine per poter fare dei laboratori creativi. Saranno divisi al mattino per i bambini e al pomeriggio per gli adulti. Avremo un laboratorio con carte per fare biglietti e addobbi con la carta. Avremo le ghirlande nordiche, quindi verranno fatte queste ghirlande con abeti e pigne e fiori di riciclo, diciamo, quindi dei laboratori ma diversi, appunto per dare anche la possibilità agli adulti di mettersi alla prova. E l'ultimo sarà invece per imparare a decorare in stile natalizio donuts e cupcake, e quindi tutti saranno poi seguiti ovviamente da una merenda offerta e da una cioccolata per tutti. Sul corso però avremo anche degli spettacoli itineranti in modo tale che le persone siano invogliate a venire a vedere lo spettacolo, a entrare anche nei negozi, a frequentare il mercato. Nel primo sabato avremo il San Nicolao del Rione Cucù che arriverà con la sua macchina bellissima e distribuirà i sacchettini con i pensierini a tutti i bambini. Avremo il sabato 16 la parata luminosa, quindi sono dei trampolieri, dei giocolieri con degli abiti molto scenografici con le lucine, quindi appena c'è l'imbrunire intorno alle 3:30-4 sarà anche molto bello vederli. E l'ultimo sabato avremo il circo di Natale, arriverà questo camper, modello molto vintage di camper con questi giocolieri e personaggi circensi che intratterranno i bambini lungo il corso per tutto il pomeriggio. Non dobbiamo dimenticare la tombola di Natale del latte il 10 dicembre per tutta la popolazione. Sicuramente il 17 dicembre sarà una giornata molto impegnativa perché ci sarà il Natale a Boffalora, quindi il quartiere Boffalora insieme all'FC Chiasso organizzeranno una giornata intera, come vedete, da programma, mercatino, pranzo, musica e quant'altro.
E poi avremo il consueto Capodanno Colloquio Eclec Chiasso, quest'anno lo faranno direttamente alla pista del ghiaccio, al Capannone, con DJ set open bar. Avremo, molto importante, il 6 gennaio, il pranzo offerto a favore delle persone sole o che comunque sentono l'esigenza di trascorrere una giornata insieme con i City Angels, che offriranno appunto il pranzo alla palestra di Via Vela. E termineremo il tutto il 7 gennaio con la cerimonia degli auguri, dove ci saranno le premiazioni per meriti sportivi e la cerimonia dei diciottenni. Non vorrei tralasciare a questo punto anche il Natale in pista, dove l'8 dicembre, visto che la città sarà in fermento, chi volesse andare a pattinare avrà l'ingresso gratuito, e questo lo trovo una cosa molto interessante. Ci sarà uno spettacolo sempre il 16 dicembre degli Elfi, quindi dei giovani pattinatori del club pattinaggio Chiasso, e poi il consueto corso di pattinaggio dal 27 al 31 dicembre. Per quanto riguarda Centro Culturale Chiasso, oltre agli spettacoli del cinema teatro, è molto interessante pensare all'esposizione dell'Avvento, quindi un quadro che viene messo a disposizione con entrata gratuita al Max Museo, che resterà esposto fino al 7 di gennaio. Ringraziamo ovviamente tutti gli sponsor che ci sostengono, perché queste attività hanno comunque ricevono un aiuto dagli imprenditori locali, che sono sempre estremamente disponibili a sostenere sia le attività estive che le attività invernali. Gli alberelli, ci tengo a dire, che vengono messi sul corso, vengono da un vivaio che qua vicino, che doveva comunque essere distrutto, quindi un occhio di riguardo all'ecologia, per cui abbiamo salvato questi alberi che almeno hanno la possibilità di essere esposti, e da quest'anno gli alberelli verranno illuminati con delle luci a pannello solare, quindi ogni alberello avrà il suo pannellino solare e i bambini delle scuole dell'infanzia elementare di Chiasso andranno ad addobbarli, presumibilmente tempo permettendo giovedì. Quindi questo è. Qualora non fosse una giornata adeguata, andranno lunedì. Ho stremato. Hai stremato, però una nota da dire, quello dei posteggi gratuiti. Durante il periodo, il sabato, tutti i festivi, poi dal 18 dicembre fino al 5 gennaio compreso, il Comune mette a disposizione posteggi gratuiti. Questo è importante da dire. Sì. Molto. Anch'io ho dimenticato una cosa. Non abbiamo parlato, abbiamo parlato tutti i mercatini, ma nel mercato del venerdì lo abbiamo dimenticato. Il mercato del venerdì organizzato dalla Società Commercianti Mendrisi 8 c'è, ovviamente l'8 di dicembre decade, però il resto del mese ci sarà, e venerdì 22 dicembre io e il presidente offriremo panettone e prosecco ai visitatori e agli espositori alle 10:30, giusto? Confermo che è così. Bene. Se il sindaco, il direttore dell'ufficio tecnico, vogliono aggiungere qualcosa? Penso che è stato detto tutto, è stato ben detto, quest'anno non facciamo chalet, proviamo con questa nuova formula, faremo le valutazioni a fine evento. Diamo anche la possibilità, come è stato detto, ai singoli esercenti, ci aspettavamo qualche adesione maggiore, ma forse anche questo è il primo anno, bisogna un attimino iniziare. Però vabbè, siamo molto convinti che le scelte fatte sono quelle giuste, vedremo. Ma io non ho nulla da aggiungere, avete detto praticamente tutto, siete stati completi, noi siamo rodati. Quindi pronti per la sveglia alle 5. Esatto. Tutti ragazzi. E domande?